Siamo a poche centinaia di metri dall'Ilva e qui i rappresentanti di USB manifestano il loro stato di perplessità, di paura, di timore, di incertezza per quello che sarà il loro futuro, il futuro dei lavoratori di ArcelorMittal. Ricordiamo che domani ci sarà l'incontro con il governo e con le parti sociali. E allora in attesa di questo incontro cerchiamo un po' di tastare il polso della situazione, un po' il termometro. Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, un nutrito, un numeroso gruppo di vostri rappresentanti USB, di lavoratori di ArcelorMittal. No, il gruppo è composto da lavoratori di Arcelor, dell'appalto, Ilva in AS, quindi è un gruppo omogeneo. Sono tutti lavoratori che lavorano all'interno di quella fabbrica o ci hanno lavorato, lavoratori che stanno recriminando il diritto di innanzitutto il diritto, come dire, ad avere una vita normale, perché qui siamo in presenza di una multinazionale che ha firmato e ha sottoscritto degli accordi, non li ha rispettati. Siamo in presenza di un governo che 18 mesi fa diceva che i contratti non si potevano stracciare, pena il pagamento di penali da miliardi di euro. Oggi invece il governo, in tutta autonomia, cambia il contratto, lo rende peggiorativo e addirittura a distanza di 2 mesi Arcelor rimischia le carte. Dalle indiscrezioni che abbiamo avuto in questi giorni si parla di un numero di lavoratori in esubero oltre i 1.800, che pare che ex Ilva in AS, che non saranno riassorbiti. Ci siano altri 3.300, si dice, circa 4.000 lavoratori, come dire, che ufficialmente saranno dichiarati cassi integrati, ma poi alla fine probabilmente faranno la fine dei lavoratori Ilva in AS. Quindi noi questo non l'accettiamo. Domani in videoconferenza chiariremo una volta per tutte a Paduanelli e alla Catalfo che da parte nostra non c'è più disponibilità a nessun ragionamento con Arcelor sul tavolo. Il governo deve nazionalizzare immediatamente la fabbrica e mettere in sicurezza quella fabbrica, perché tra l'altro gli incidenti, come avete avuto modo di vedere in questa settimana, sono all'ordine del giorno. Garantire a tutti i lavoratori e ragionare di altro, ragionare di scivolo pensionistico, ragionare di amianto, ragionare di incentivo all'esodo, cioè mettere nelle condizioni queste persone di essere risarcite rispetto a tutto quello che hanno subito in questi anni. Ecco, cerchiamo un po' di, come detto all'inizio, di tastare il polso, vediamo un po' questa rappresentanza omogenea di lavoratori di ArcelorMittal, di Ilva in AS, di lavoratori dell'appalto. Ecco, vediamo cosa hanno da dirci, cerchiamo di scoprire il loro stato d'animo, il loro legittimo stato d'ansia. Noi siamo contrari. Lei è un lavoratore? Sono un lavoratore in AS. Vogliamo fortemente che Mittal vada via da Taranto e quanto prima, anche perché chiedere dei soldi per licenziare le persone, per non rilanciare l'economia tarantina, anzi farla morire in due modi, sia economicamente che sotto l'aspetto sanitario, non ci sembra la migliore soluzione che si possa avere. Qualcuno ancora innamorato di Mittal, non riusciamo a capire questo motivo, fra governi, sindacati, sembra che ci sia un legame di sangue con Mittal e non riusciamo a capire questo. Noi vorremmo che quei soldi che ha chiesto Mittal magari li mettessero a disposizione per rilanciare realmente l'economia tarantina e impiegarci in qualche maniera in nuovi contesti lavorativi. Un altro lavoratore ex Ilva in AS. Allora, quello che dico io e dicono anche tutti i miei colleghi, è inaccettabile che noi, che abbiamo rifiutato l'incentivo, abbiamo avuto la promessa, carta canta, nero su bianco, del nostro reintegro. È inaccettabile che oggi come oggi siamo stati espulsi, mandati, fatti fuori dal mondo del lavoro. Ufficialmente noi siamo fuori dal mondo del lavoro. Fra tre anni, dopo il 2023-2025, noi non siamo più niente. Questo è inaccettabile, perché noi abbiamo rifiutato qualsiasi tipo di incentivo con la promessa di rientrare di nuovo al lavoro. Ditte dell'appalto che non vengono pagate e quindi situazione estremamente
precaria per i dipendenti delle stesse. Sì, buonasera innanzitutto. Noi, ripeto, come detto prima, la nostra organizzazione chiede la nazionalizzazione e più la riconversione economica. Stiamo vivendo un periodo negativo oramai che va avanti da quando questa persona, Mittal, ha preso la fabbrica nelle mani e niente. Parecchie aziende del territorio stanno affrontando queste problematiche oramai da tempo e, ripeto, qualcuno già ha mollato. Quindi aziende del Tarantino si sono trovate in grossissime difficoltà e lavoratori che non percepiscono addirittura anche degli stipendi da marzo, da febbraio, stanno in cassa integrazione, quindi stanno affrontando delle problematiche serie. Noi ancora, le nostre aziende, ripeto, stanno facendo veramente molta fatica e ripeto, è il momento di cambiare e dare una svolta. Il governo deve dare delle risposte immediate.